Allora, siamo con Gianluca Saitto, stilista e costumista, e siamo qui all'Arena di Verona per raccontare la genesi dei costumi di Alchemaia. Piacere immenso perché Grazie, noi ti amiamo Francesca. per tutti i tuoi lavori. Lui è un costumista, quindi noi lavoriamo in teatro e quale piacere più grande di essere Colleghi, accanto. Siamo colleghi. eh? Quindi siamo accanto a un costumista giovane che però ha già alle spalle una bella carriera. Lavori con Loredana Bertè, con Patti Pravo, con Renato Zero. E adesso ti sei trovato in questa In questa esperienza magica esperienza, esoterica di esoterica. Alchemaia. Allora, com'è nato l'incontro? Che cosa ti ha detto Max quando ti ha chiamato? Guardiamo se è successa la stessa cosa che è Beh, successa allora, con noi. innanzitutto Max mi ha contattato proprio ai primordi di Alchemaia, quei primi tour, no? Quelli di Roma e di Milano, e mi ha raccontato appunto di questa sua idea e di questo progetto che aveva. E già all'inizio la cosa mi ha, come dire, stimolato moltissimo. E appunto trattandosi di un progetto un po' esoterico, un po' alchemico, che quindi toccava anche delle corde culturali, anche mie. E da lì abbiamo iniziato quindi a lavorare insieme per cercare di capire come trasformare, no, queste idee in qualcosa di visivo, no, Certo. a livello di costume. Quindi di conseguenza Max ha dato delle linee guida che sono state quelle che poi su cui io mi sono un po', diciamo, basato per creargli quest'immagine. E da lì, pian pianino, abbiamo iniziato a creare questo personaggio, che è un personaggio un po' esoterico, un alchimista, un mago, Cantastorio, sì, narratore, diciamo che la tutto. cosa fondamentale col mio lavoro di stilista e costumista è quello, quando si lavora con gli artisti, di riuscire a materializzare prima di tutto quello che è l'idea del cantante con cui lavori, perché prima di tutto sono degli artisti anche loro e di conseguenza loro hanno già in mente quello che potrebbe essere un'idea, un contenuto che vogliono trasmettere anche con l'immagine al proprio pubblico e hanno sempre delle idee molto chiare in merito, Ma è no? anche, no, anche una personalità, Beh, quindi va una personalità sposata fortissima, l'idea e no? la La persona. bravura nostra come stilista e come costumista è quella di riuscire a mediare la nostra parte creativa declinandola con quella del cantante, creando così, diciamo, un'osmosi, un mix alchemico appunto che produce l'elisir, no? Perfetto. Perfetto. Certo, allora facciamo un breve viaggio nei costumi proprio, Sì. nei vari look. Allora, i primi due abiti che ho disegnato per Max Gazzè sono stati i due abiti, quelli che ho indossato nelle tournée di Milano e Roma, che sono queste due giacche tre quarti, e sul punto la giacca tre quarti è una giacca che abbiamo scelto un po' con Max perché era quella che un po' più ricordava a livello di costume un po' una sorta appunto di ispirazione mago, alchimista. L'abbiamo realizzata una in velluto e una in cadì di seta. E le abbiamo quindi decorate con tutti questi ricami molto preziosi, con degli elementi appunto che rimandano a quel mondo. In quella di velluto abbiamo utilizzato il simbolo del caduceo, no? Che è questo bastone alato con due serpenti che si attorcigliano attorno a questo bastone, che è un simbolo molto antico della tradizione artistica, esoterica. Che da non confondersi con il bastone di Esculapio o Asclepio, no? Che ne ha solo uno di serpente. Questo di Max rappresenta come simbologia la saggezza, l'eternità, ed è un simbolo appunto che ben come dire, si sposa col suo progetto. Anche l'uso stesso dei materiali, le passamaniere, i metalli metallici, sono tutti elementi che sono stati scelti un po' per rimandare a questo mondo, no? Degli alchimisti. Certo, ma dove li trovi? Tu hai dei posti Dei fidati? materiali? Sì. Beh, i materiali io faccio una ricerca molto attenta, per cui si possono trovare insomma, i luoghi dove noi degli stilisti ci rivolgiamo, per cui ci sono queste grosse fiere, ce n'è una molto grande a Parigi, dove si trova qualsiasi cosa, anche di ricerca e di novità, che possa essere poi utilizzato. Oppure, la cosa che mi piace di più e che mi intriga di più, trovare materiali più assurdi e più svariati nei posti più impensabili oppure dai viaggi che io faccio. Per cui, ad esempio, alcuni materiali che ho usato sugli abiti, sui ricami di Max, li ho presi al Cairo, in un bazar dove sono andato a cercarli, sono finiti in questo posto appunto un po'
magico, esoterico, dove abbiamo trovato tutti questi materiali. Bellissimo, sì. Bellissimo. Invece la seconda giacca sempre nera? La seconda giacca sempre nera, diciamo che ha un ricamo meno, come dire, legato a una simbologia... Meno iconografico. Sì, meno iconografico, più decorativo, ma però che comunque si sposa bene con... col progetto. E questi sono, diciamo, i primi due che nascono come prima parte del tour. Che era in teatro, ricordiamo. Sì, teatro. La terza giacca poi è arrivato, quindi, perché questo progetto di Max mi è piaciuto anche perché è maturato step by step, nel senso non è stato un progetto a scatola chiusa, nato, finito, certo. È un progetto che è maturato col tempo ed è e si è formato sì, anche sì, un po', sì. Un po' alla volta. È quello che è successo anche a noi con l'immagine poi, con tutti i disegni, con i progetti vari, che anche grafici. Magari confrontandosi, anche vedendo, perché anche la cosa interessante è stata vedere i primi capi realizzati, il concerto di Max, quindi lo spettacolo in tutta la sua, diciamo, dimensione, anche dopo aver visto queste due prime date, certamente quello che ha comunicato, quello che è arrivato al pubblico, dove ero anche io presente, ha, come dire, ha toccato delle corde, ha fatto sì che nella mia mente si potessero, diciamo, sviluppare altri filoni. È arrivata quindi poi dopo l'esperienza di Sanremo e con Sanremo abbiamo deciso di, diciamo, di concludere questo pacchetto con altre creazioni, perché abbiamo fatto un altro piccolo guardaroba di capi. Allora, andando in scaletta, diciamo, con sì. Le uscite di Sanremo, facciamo così un parallelo, la prima giacca, che è sempre una giacca a tre quarti, realizzata con un tessuto broccato di seta molto bello, grigio, è un tessuto molto particolare perché è questo grigio metallizzato che anche sotto le luci crea un effetto molto particolare, un effetto molto dinamico. Questo tessuto, già per il colore, per l'effetto che ha, diciamo, a livello materico, vuole proprio rimandare ai metalli, a questo mondo, no? a questo mondo alchemico di ricerca, no? Sul fronte ha una chiusura baciata e sul fronte, diciamo, sul petto ha un simbolo, no? Questo simbolo è un serpente che si morde la coda, che è l'uroboro, che è un simbolo di continuità, un ciclo, no? Quindi questo ciclo che non finisce mai, non ha né inizio né fine, ed è quindi un simbolo di eternità, di movimento, di continuità, ed è un simbolo molto antico, realizzato appunto sempre con passamanerie, cristalli, materiali metallici. La particolarità di questa giacca, che non è stata vista ancora, è che questo collo della giacca, che Max ha indossato in maniera classica, può essere tirato in su e crea un effetto molto strano e molto particolare, bellissimo. Un po', diciamo, come dire, che dà una certa hauteur, no, al personaggio. La seconda giacca, che è quella un po' più, diciamo, particolare... La seconda giacca della seconda fase. Della seconda fase, sì, ecco, chiamiamolo così, no? È questa giacca con sempre questo simbolo dell'uroboro stampato all over su tutta la dimensione della giacca. Ecco, tieni conto che anche questi tessuti sono stati tutti fatti realizzare da noi internamente, certo. Per cui sono tutte cose un po' uniche. Assolutamente artigianali, sì, e uniche. Sì, anche proprio perché sono state create seguendo un'idea di quello che era il pensiero del progetto di Max, e quindi si dovevano sposare, cioè è scissa completamente da un discorso moda di sfilata, di creazione. Cioè qua si sta creando un racconto e quindi come tale ci si deve attenere a determinate regole, no? Questa giacca, che è stampata su cotone, apparentemente un materiale normalissimo, è semplicissimo, è stato poi, proprio per creare sotto le luci degli effetti di movimento e di dinamicità, tutto un trattamento con un prodotto sempre molto tecnologico, che viene utilizzato anche per le scenografie nei grossi teatri, che solidificandosi ricrea sui tessuti l'effetto dell'acqua, no? E quindi questo effetto lo rende un po', diciamo, plasticoso. E quindi posso immaginare che anche Max durante l'estate, coi picchi di 40 gradi, abbia veramente anche apprezzato l'effetto, diciamo, di freschezza. Effetto sauna e bagno turco che ti poteva, come dire, anche omaggiare. Sì. Un'altra chicca è quello legato a questo abito, è che questo abito è stato trattato con un prodotto particolare, fosforescente, per cui vuol dire che se Max questa giacca la mette alla luce, alla una fonte luminosa per, non so, un paio d'ore, e poi dopo se la mette indosso e sul palco si spengono le luci, magicamente si vede Max che prende luce e che illumina il pubblico anche, diciamo, materialmente. Beh, come, più esoterico, no? Di questo, più esoterico, ragazzi. Di questo potrebbe essere. Anzi, potremmo essere in cielo su un'astronave, infatti. Questa è una roba aliena. E quindi questa è proprio una cosa particolare, tant'è che poi questa illuminazione di questa giacca non è bianca, non è gialla, è verdognola, per cui anche un po'
po', diciamo. Qui ritornano gli Anunnaki. No, infatti. Sì, sì. Ma e sopra c'era disegnato anche lì? Sì, sì, in questo caso c'è disegnato sempre l'uroboro, però è stampato su tutta la dimensione, tutta, okay, diciamo, la superficie del tessuto. Per cui non è un'applicazione a mo' di ricamo, ma è proprio una stampa realizzata sul tessuto, no? Poi mi piaceva tanto il taglio. Sì, e poi diciamo i tagli, che sono un po' i tagli anche che caratterizzano un po' il mio aspetto creativo, che sono dei tagli asimmetrici, che devo dire che sono piaciuti anche molto a Max, anche perché a Max di bozzetti ne sono stati mandati veramente tanti. Poi insieme abbiamo un po', come dire, sfrondato e siamo arrivati a creare un po' una, come si dice, una micro selezione, anche perché altrimenti, certo, avremmo dovuto creare 20.000 pezzi. Per i prossimi 10 anni. Per i prossimi 10 anni, però sono sicuro che i prossimi progetti saranno anche più, cioè seguiranno altre vie, no? Invece poi andando avanti, che un'altra giacca è quella, diciamo, la giacca frac blu damascata con queste due code dietro, quindi corta sul davanti, lunga sul dietro, con questo tessuto molto bello, che è un tessuto damascato sui blu, sui grigi, un po' cangiante, quindi un tessuto molto interessante. Una giacca con un collo a scialle che non si chiude, rimane aperta, e tutto il collo, tutto il perimetro frontale del collo è tutta ricamata a mano con materiali più svariati, per cui ci sono delle plastiche stranissime, plastiche opache, plastiche lucide, cristalli, anche questa si è voluto creare un po', diciamo, non il solito ricamo classico, come si può dire, le paillette, i cristalli. Abbiamo voluto, e ho voluto soprattutto, cercare dei materiali che potessero essere anche lì un po' l'alchimista che cerca i vari elementi da poter mettere insieme e per fare, appunto, per cercare la sua, diciamo, trasformazione. La sua trasformazione, no? Poi ce n'è un'altra, che è quella sempre di Sanremo, l'ultima, che ha usato forse Max per qualche backstage nei concerti, che è una giacca frac nera molto classica, quella molto classica, però dove l'uso del tessuto è un tessuto molto tecnico, che ha una texture molto particolare. E sul collo a smoking di questa giacca sono stati inseriti e ricamati a mano con dei cristalli molto piccolini tutti i simboli del mondo alchemico, quali i pianeti, gli elementi, i principi, che anche questo, diciamo, è sempre, insomma, è stato veramente un qualcosa di, anche dal mio punto di vista, molto stimolante, perché è un progetto che va a toccare anche delle corde a livello di conoscenza, di cultura. Certo, hai dovuto fare delle ricerche. Delle ricerche, anche te. Certo, come voi, dal punto di vista più grafico. E quindi è sicuramente un qualcosa che non si ferma soltanto a un discorso di immagine legato a un discorso di bellezza o di estrosità, certo, del capo. Qua c'è invece un discorso più profondo, che è un po' quello che caratterizza probabilmente, certo, anche questo progetto. Certo, c'è una lettura drammaturgica, sì, dell'abito. Sì. Io penso che sia una cosa incredibile questa qui, perché è teatrale a 360, sì, gradi. E poi pregna di contenuti. Assolutamente sì, assolutamente sì. E senti, prima di salutarti, due parole sulla tua attività extra alchemaia, perché noi sappiamo che tu lavori anche con compagnie di danza, anche tu sei attivo, sì, in teatro, e nella tua vita è importante anche il viaggio, dove, certo, trovi stoffe piuttosto che, vabbè, materiali. È fondamentale. Io lavoro spesso coi teatri anche, nel mondo del teatro, come un po' capita anche nel mondo dello spettacolo, sono due mondi simili. Si ha molta libertà anche inventiva, creativa, laddove non ci sono dei limiti, diciamo, di indossare un vestito in un'esigenza quotidiana, ci si può scatenare magari con delle idee che possono seguire o l'idea di un cantante o una storia, diciamo, un canovaccio, che può essere appunto la storia di un'opera, di un balletto, e su lì andare, diciamo, a creare altre storie. Anche poi è una cosa che mi piace moltissimo fare quando viaggio, e nel teatro, nella nazione in cui io mi trovo, anche fare ricerca sia legata alla cultura del posto, dalla quale posso attingere anche delle ispirazioni legate a una simbologia, alla loro storia, da poter introdurre, certo, nel progetto. Ma la cosa più bella è andare a fare ricerca dei materiali sul luogo, per cui già quello ti dà una... Se io ricerco i tessuti a Sumimento, a Milano, ho un bacino di riferimento che è quello. Se io la stessa ricerca la faccio a Pechino, al Cairo, o non so, in un altro posto sperduto, in Thailandia o in Russia,
o proprio anche a livello di loro tradizioni un bacino di riferimento diverso. Lo stesso balletto fatto a Milano, fatto al Cairo, fatto in Russia può essere veramente, anche solo per la ricerca dei materiali, completamente diverso. Assolutamente sì, che bellezza Gianluca, sì. Starei qui con te per ore. Però inizia il concerto. Inizia il concerto, certo. E quindi grazie. Grazie e a te Francesca. Speriamo dai di rivederti presto, di collaborare insieme. Vabbè, che dire, so. Anche io devo fare un complimento a tutto il lavoro che hanno fatto Francesca e Davide, sì, di tutta la parte creativa che... Beh, alla fine è stato un lavoro nostro che si è intrecciato. Come sempre, in teatro, nello spettacolo, scenografia e costumi sono due elementi che devono andare, devono un po' intersecarsi, perché altrimenti pozzano, sì, e c'è qualcosa che poi stona. In questo caso devo dire che probabilmente il mix è stato fatto in maniera corretta e vincente, perché il progetto è venuto veramente bello. Assolutamente, siamo fieri di noi. Grazie, grazie Gianluca. Francesca, grazie mille.